Ciao a tutti, sono tornata con un nuovo video. Oggi sono qui con una nuova recensione. Ho notato che su questo canale stanno andando molto più le recensioni che i video normali in questo periodo, non so per quale motivo, però questa cosa mi piace. E soprattutto perché vi sto parlando di un sacco di libri che mi sono piaciuti tanto. E oggi non fa sicuramente eccezione, perché vi andrò a parlare di un libro che mi ha stupito e mi è piaciuto da matti, quindi sono troppo contenta di questa cosa, perché era da un sacco che non trovo una lettura così carina. Allora, oggi vi andrò a parlare di The Tower, di Catherine McGee. Questo libro l'avevo visto, voi l'avrete sicuramente sentito nominare in giro perché molti lo stanno leggendo, ma soprattutto su Instagram tempo fa girava tantissimo. Io non ero mai stata attirata a pieno da questo libro perché non conoscevo la trama. Una volta letta la trama ho detto ok, mi ispira, mi piace. Quindi, avendo avuto l'opportunità, mi sono decisa a richiederlo e a leggerlo, quindi sono troppo contenta di averlo fatto. Ma direi di partire dalle cose basilari, cioè tipo la trama, no? Sì? Ok, partiamo dalla trama. Allora, la nostra storia nasce e si sviluppa a New York, dove che è diventata negli ultimi anni, perché qui è il libro sviluppato nel 2118, se non erro, nel 2118, è diventata una torre. New York, l'autrice non l'ha spiegato benissimo, però comunque questa New York è diventata tipo questa torre, e più sei in alto più sei importante, e più sei in basso meno sei importante, meno sei ricco, meno hai possibilità. Noi seguiremo 5 personaggi principali: Avery, Watt, Eris, Leda e Rylin. 5 personaggi che si trovano ognuno in un punto diverso del Tower. Seguiremo la loro vita passo per passo di quello che succede, fino ad arrivare a un certo momento in cui le loro vite si incontrano, si intrigano, e uno di questi personaggi perde completamente la testa e fa un'azione che stravolgerà completamente la storia e che poi ci porterà a quello che sarà il seguito di questo primo volume. Credo sia una trilogia, adesso mi informerò meglio. E infatti questo libro qua è molto introduttivo, perché qui noi seguiremo principalmente la vita di questi 5 personaggi. Questi 5 personaggi che sono molto diversi tra loro, non so se ve l'ho già detto, ognuno vive in un punto diverso del Tower. Abbiamo Avery, che è la, diciamo, più importante, perché vive all'attico del Tower, quindi assolutamente all'ultimo piano, ed è stata progettata dai suoi genitori per essere perfetta, senza neanche un problema, però ha un piccolo segreto che nasconde e che poi io l'ho già scoperto, voi se leggerete il libro lo andrete a scoprire. Questo piccolo segreto che le costerà molto alla fine del libro. Poi abbiamo Eris, che comunque anche lei viveva ai piani alti, fino a scoprire che lei non era figlia del padre che credeva, quindi suo padre non è il suo vero padre, e di conseguenza sua madre, che non era lei la ricca di famiglia, era il padre, non ha più soldi, e loro sono costretti a scendere giù nel Tower, quindi a scendere ai piani bassi, e lei ricomincerà di nuovo la sua vita tra le persone meno agiate. Poi c'è Leda, che è una ragazza che ha avuto diversi problemi con delle droghe e è ritornata dopo un certo periodo fuori dal Tower, è ritornata e adesso cerca di ricominciare la sua vita, però senza ricadere, tentando di non ricadere in questo girone della droga che lei comunque cerca e spera di ottenere ogni giorno di più. Poi abbiamo non ho ancora capito, che vive ai piani un po' più bassi, non è in alto, è un po' più in basso rispetto alle altre, ed è un hacker che ha creato questo processore che si chiama Nadia, che è assolutamente illegale, che utilizza per, diciamo, entrare in qualsiasi programma, in qualsiasi mente delle persone e tutto, e che utilizza per avere successo con le persone, riuscire a capire quello che vogliono, uscire con le ragazze, e finché non verrà ingaggiato da uno dei nostri altri 4 personaggi per scoprire una certa cosa, quindi verrà coinvolto nella storia, anche se lui alla fine c'ha una vita molto più semplice rispetto agli altri. E poi per ultima abbiamo Rylin, che è una ragazza che vive ai piani molto bassi con sua sorella più piccola, Crissa, credo si chiami, che si innamorerà di un ragazzo dei piani alti e questa relazione la porterà in una situazione poco divertente. Ora, come avete potuto capire, è un libro molto molto semplice, molto molto divertente, non ha quegli intrighi importanti, quella trama
pesante e difficile da seguire. È un libro semplice perché, da quello che ho capito, questo non è il primo, cioè non è singolo, ci saranno altri libri a seguire. Non so se sarà una trilogia o una serie, ma comunque è il più introduttivo perché presentare un mondo così, partendo subito con degli intrighi difficili da seguire, non mi sembrava una grande idea, infatti poteva risultare difficile. Quindi l'autrice ci ha presentato tutti i personaggi facendoci vivere la loro vita fino ad arrivare alla fine, nel punto in cui queste loro vite si intrecciano, succede questo avvenimento finale. Che poi porterà, perché ha lasciato un portone spalancato per una nuova storia, un seguito che si prospetta molto molto interessante e molto molto complesso. Io sinceramente a questo libro, viste le recensioni che avevo visto, oddio, viste le recensioni che avevo letto, non mi aspettavo chissà che cosa, mi aspettavo un libro divertente, leggero, piacevole da leggere, perché comunque dalla trama mi sembrava molto interessante. Invece mi ha stupito tantissimo, l'ho trovato un libro veloce da leggere, divertente, l'ho trovato un libro molto veloce da leggere, molto intrigante, perché alla fine, cioè, nel senso, l'idea di seguire la vita di questi personaggi non mi attirava più di tanto, però alla fine l'ho trovato molto bello, io l'ho letto in 2 giorni perché ero curiosa di scoprire cosa sarebbe successo, cosa avrebbero fatto i personaggi, qual era questo, perché ogni personaggio praticamente nasconde un mistero. Volevo capire che cosa, perché l'autrice continuava a battere su questo fatto che ogni personaggio nascondeva un mistero, e volevo capire perché. Alla fine ve lo spiega ed è una cosa molto intelligente, secondo me, quella che ha fatto sul finale. Lo stile dell'autrice è molto molto leggero, scorre molto bene. Fate conto, un capitolo è di 4-5 pagine, alla fine niente di che. Quindi sono corti i capitoli. Ogni capitolo è stracarino perché ha un punto di vista diverso. Non so se si vede. Questa è per esempio Rylin. Poi abbiamo, oddio, l'ho piegato, no. Poi abbiamo i capitoli con Avery. Quindi ogni capitolo ha un punto di vista diverso, di un personaggio diverso che vi mostra una realtà diversa di questo tower, così che ve lo possa spiegare tutto per bene. È molto bello anche perché è un libro ambientato nel futuro, quindi diciamo, ci sono tutte queste particolarità che lei ha curato. Tipo, come si può dire, questi personaggi hanno queste lenti a contatto che dovrebbero, i personaggi che stanno ai piani più alti, hanno queste lenti a contatto che dovrebbero tipo sostituire i nostri cellulari, e ti spiega come funzionano, ti spiega. È molto carino perché ha sviluppato bene la storia in tutti i dettagli, quindi è piacevole ed è interessante. E si capisce tutto abbastanza bene, tranne l'unica cosa che non sono riuscita a capire è la struttura di questo tower, perché lei dice: sì, New York è diventata questa torre. Però non ho capito bene che si parla delle persone, dove vivono le persone, ai piani delle persone, ok, ma lei poi ha aggiunto altre cose tipo Central Park, tipo la ferrovia, e non si capisce da che parte stanno. Quindi, secondo me si è un po' persa con la descrizione del tower, però ha curato tutto il resto dei dettagli. È una cosa di poco conto, perché alla fine questo dubbio mi è rimasto per le prime 20 pagine, 30 pagine, perché poi dopo ti concentri principalmente sulla storia dei personaggi, quindi non è importantissimo, però mi sarebbe piaciuto capire meglio com'è strutturato questa cosa, però mi è piaciuto molto. Io non sono molto una persona che ama i libri ambientati nel futuro, un po' perché mi annoiano di solito, un po' perché sono tutti super fantascientifici. Questo assolutamente non è fantascientifico, non è difficile, non è. È molto bello, a me è piaciuto molto, è una lettura semplice per l'estate, assolutamente, perché alla fine è una specie, qua dietro l'hanno definito una specie di Gossip Girl. È questo alla fine, nel senso, non ha una storia importante, sei tu che segui la vita di questi personaggi. Quindi è un libro leggero, un libro semplice per l'estate, assolutamente. Infatti, è stata una grande idea farlo uscire sotto l'estate, perché secondo me è una lettura adattissima da fare in spiaggia.
L'ho letto tipo in 3 giorni, ci ho messo veramente veramente poco e sono stata molto 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 contenta, soprattutto perché è un libro curatissimo, come ho già detto quando ho fatto l'unboxing. Tra l'altro di questo libro l'ho unboxato nel video degli unboxing degli scambi al buio, che però conteneva anche altre cose, quindi se volete vedere me che lo apro, lo trovate il video nell'info box, vi lascio il link. È tutto curatissimo davanti, ma anche di qua. Adesso io l'ho letto, quindi un pochino si è perso quella patina di nuovo di pacca, però cioè è meraviglioso, anche sotto è stato stracurato. Oddio, oddio, oddio. Anche qui. Anche qui e poi anche, aspettate. Anche dentro ci sono queste pagine così. Cioè, è proprio curato bene, è molto molto più. A me fa sempre piacere trovare dei libri molto curati perché, non lo so, mi invoglia di più a leggerli e poi le pagine. Poi, non so, mi piace anche come è stato stampato perché con queste, diciamo, nomi qua dai capitoli, era da tanto che non trovavo un libro così, quindi è stato proprio piacevole anche da leggere di per sé il libro. Penso me lo rileggerò volentieri quando avrò bisogno di un libro leggero, tranquillo. Se siete in un blocco del lettore, secondo me è perfetto per sbloccarvi, perché questi capitoli corti proprio invogliano ad andare avanti. Se siete in un blocco, se non avete voglia di leggere, se fa troppo caldo per leggere, perché per me in questo periodo fa troppo caldo per leggere, è perfetto. È assolutamente uno di quei libri jolly da tenere in libreria, perché così quando si ha un momento di tempo è perfetto. È perfettissimo, è perfetto assolutamente. Quindi questo qua io ve lo consiglio tantissimo. È edito da PM al prezzo di 17 euro, e se volete io adesso non so se ve l'avevo già detto, credo di sì, lascio sempre nell'info box i link diretti a libri che cito di Amazon, così che se volete darci un'occhiata potete trovarli più facilmente. Adesso di questo libro ne uscirà, mi sono forata una mano, di questo libro uscirà anche la recensione sul vlog. Di tutti i libri che io non recensisco sul canale, li recensisco sempre sul vlog, quindi mi raccomando seguite anche il vlog perché adesso in questo periodo sto leggendo poco, però tutte le volte le metto anche lì le recensioni, così che di quei libri che magari sono un po' così, non mi sono piaciuti troppo, però volete saperne comunque, li trovate sul blog, così che più comodo per tutti, ve la leggete in 5 secondi la recensione e vi fate un'idea. E quindi nell'info box lascio sempre anche il mio nome di Instagram se mi volete seguire. Di solito non lo dico, però mi sono arrivate diverse persone che mi hanno detto: "Ah, ma non sapevo ti chiamassi così su Instagram", perché non ho più il mio nome originale, perché qualcuno me l'ha rubato e non l'ho potuto più rimettere. Quindi vi lascio tutto nell'info box, andateci a guardare ogni tanto, così se vi siete persi qualcosa lo trovate lì. E niente, noi ci rivediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!